Oggi abbiamo l'onore e il piacere di presentare un libro veramente molto molto interessante, Il Califfato Nero, scritto da uno dei più grandi giornalisti che ha avuto anche come dire, il merito di essere di aver lavorato tanti anni a New York, di aver conosciuto delle dinamiche molto molto particolari e di aver avuto la possibilità di entrare in relazione con Jack Ravelli, un ex agente della CIA, che, con il quale ha potuto, a mio modesto avviso, creare un libro che è uno spaccato lucido e limpido della situazione dell'ISIS, ma soprattutto da dove arriva, perché l'ISIS, il terrorismo, il fondamentalismo islamico non sono arrivati un anno fa, non sono piovuti dal cielo, c'è una storia, c'è una costruzione, c'è un'ideologia alla base di tutto quello che oggi viviamo come puro terrore, come propaganda, ma come in realtà quello che è il problema fondamentale nello scacchiere geopolitico internazionale. In questo libro Jordan e Jack tracciano le linee che aiutano a comprendere quelli che sono i punti fondamentali, non trascurando chiaramente di mettere a confronto anche fatti di cronaca come può essere stato, può essere stata la storia del Charlie Hebdo. Da qui bisogna partire per capire anche l'evoluzione da Al-Qaeda ad ISIS, perché non è vero che sono due entità scollegate, non è vero che sono in lotta, non è vero che sono insieme, sono due gruppi che hanno come principale obiettivo la lotta all'Occidente e quindi l'attacco all'Occidente, quindi che poi siano in conflitto tra di loro a un certo punto poco importa nella gestione e nella lotta al terrorismo, no? Nella gestione del terrorismo e nella lotta al terrorismo. Quindi quello che voglio fare innanzitutto, prima di lasciare la parola agli ospiti e presentarli e ringraziarli di essere qui, l'onorevole Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, grazie e benvenuto. Il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari Esteri al Senato, grazie e benvenuto. E il senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente del Copasir, grazie a lei e benvenuto anche a lei. Prima di passare la parola, come dicevo, voglio dirvi due cose velocemente. Dunque, Jack Ravelli, che oggi non è potuto essere qui con noi perché chiaramente vive in America, ha lavorato per la CIA dal 1982 al 1996 come analista esperto in questioni mediorientali e sovietiche ed è stato membro dello staff del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca sotto la presidenza Clinton. Jordan Foresi, invece, che è qui accanto a me, è stato corrispondente a New York per Sky TG24, dove attualmente è caposervizio della redazione politica. Ha collaborato con diversi network internazionali, fra i quali Fox News, come corrispondente dall'Italia. Lui quindi è il coautore, il principale coautore di questo libro. E dopodiché lascio che gli ospiti vi diano un po' le indicazioni, un po' il sunto di questa di questo testo. Allora, passo subito la parola al senatore Esposito. Buongiorno a tutti voi, chiedo scusa a nome di tutti, ma ci guadagniamo il pane votando fondamentalmente, quindi come tale prima abbiamo il dovere e poi il piacere di presentare questo libro. Solitamente quando si presenta un libro si approfitta della presentazione di un libro per parlare di qualcos'altro, spesso non in tema neanche col libro. E onestamente sono sempre restio alla presentazione dei libri perché bisogna leggerli e dato che il tempo diventa sempre poco spesso arrivano dei libri illeggibili. Nel caso specifico io sono partito leggendo le prime pagine di questo libro pensando è un Istanbul, le solite cose che vengono fatte, invece poi ho visto che c'era stata una cura e una dovizia di particolari tali da farlo diventare un vero testo di analisi e di storia, anche se recente, recentissima, negli ultimi 20-25 anni, ottima per poi fare degli scenari. E poi sono arrivato all'ultima pagina, la pagina 190, e da lì voglio iniziare. L'ultima pagina è pagina 190. In questa pagina loro pongono quattro grandi questioni.
per uscire fuori da questa crisi. La prima è che solo con l'affermazione della democrazia in questi paesi del Medio Oriente può farci uscire da questa crisi di guerra mondiale, globale. Quindi l'affermazione della democrazia può salvare il Medio Oriente e tutto il mondo. Sembrano cose semplici, forse in qualche caso anche scontate, ma invece vanno ripetute, e questa è una delle cose per cui mi è piaciuto il libro. E poi continuo a dire che la soluzione dovrà seguire il modo loro di trovare la soluzione, quindi non dobbiamo esportare come Occidente delle soluzioni a nostro uso e consumo, ma far trovare a loro delle soluzioni. E qui si aggancia fondamentalmente alla questione della primavera araba, e ci arriverò fra un minuto. La terza cosa dice che le scelte che il potente, le famiglie potenti che in questo momento ci sono in tutto il Medio Oriente e nell'euroasiatico, c'è il potente non può decidere così come ha deciso fino ad oggi, ma sarà costretto a far decidere insieme con lui i cittadini. E solo questa è la chiave di svolta per il futuro. Ogni decisione da parte dell'Occidente invece deve essere presa solo con la conoscenza vera dei fatti e non quella mistificata, come è avvenuto per molto di questo tempo. Guardate, nel libro è riportato abbastanza bene la nascita dell'ISIS, come nasce l'ISIS, come avvengono tutte queste cose. Ma la cosa vera, la vera chiave è quando affermano nel libro, che è un'affermazione del segretario di Stato americano, che al-Baghdadi vuole essere lo sceicco d'Arabia, il califfo d'Arabia. Il suo vero obiettivo è, come dire, smontare, non è la Siria e l'Iraq. La Siria e l'Iraq in questo momento sono solo, come dire, le basi di partenza per una territorialità, avere una base di territorio sua presente. La verità è che cerca di buttare giù, se così si può dire in termini molto semplicistici, buttare giù la famiglia saudita. È lì il vero scontro, non è neanche fra sunniti e sciiti, è togliere i potentati che in questo momento ci sono, facendo leva su che cosa? Che queste grandi famiglie del Qatar, queste grandi famiglie dell'Arabia e anche per qualche verso il nuovo sceicco della Turchia, Erdogan, per i finanziamenti che hanno dato all'inizio e per la grande potenza economica che hanno. Guardate, l'ISIS ha cambiato, questo si sa ormai da tempo, si sta studiando, il modo di fare comunicazione rispetto al terrorismo. Non è più quel terrorismo che era dipendente dalle grandi potenze vicine, dipendente dall'Iran, dipendenti in qualche caso dall'Arabia Saudita, come è stato all'inizio Al-Qaeda, e dipendente cioè, l'ISIS è fuori, è isolata da tutte le grandi superpotenze. L'ISIS sta giocando da solo una partita. Sono uno Stato e da solo, pure se sembra isolato, nella miriade delle cellule jihadiste e non solo, del terrorismo da Boko Haram ad al-Nusra, sta diventando il punto di riferimento, sta diventando esso stesso punto di riferimento. E lo dice con grande chiarezza, ed è queste le cose su cui noi dobbiamo iniziare a discutere. Il Medio Oriente è un paese, è un'area ormai divisa da 5.000 problemi e ogni Stato ha un problema tutto suo. La Siria, l'abbiamo visto, con la guerra civile prima e oggi con una guerra fra fazioni, vere e proprie fazioni in guerra, lì ormai è diventata guerra, l'Iraq tra sunniti e sciiti, lo Yemen, qualche attacco già in Arabia Saudita e qualcosa per l'Iran. E sull'Iran c'è un ultimissimo problema da porre, che è quello del nucleare. C'è dentro il libro una cosa bellissima,
Come hanno fatto a portare ogni tanto questi libri che sono solitamente di storia, che sono di eleganza, che parla di cose, come dire, che piacciono tanto alla 007. Racconta la storia di come è arrivato il file che ha messo in, ha rallentato la costruzione delle centrali nucleari e delle turbine, in particolare delle centrifughe in Iran. Quindi la persona, anzi addirittura parlano di chi è la persona, solitamente noi diciamo, mettiamo gli omissis quando parliamo di questo, qui è detto è un tecnico della Siemens, è arrivato lì in questa data, ha messo il drive all'interno, ha fatto questa cosa, quindi è anche un libro, io sono pagato per presentare il libro come avete capito, c'ho delle percentuali, ma è anche un libro che ti affascina nella lettura e ti affascina nel modo di essere. Quindi l'Iran è il grande problema. E oggi stiamo proprio, il libro non lo può dire perché è stato scritto qualche settimana fa, ma oggi noi siamo nella situazione che loro raccontavano. Sarà vera questo accordo con dei 5 più 1 sul nucleare? E anche su questo io avrei due dubbi sul nucleare. La prima, oggi chi sta attaccando principalmente l'accordo dei 5 più 1? Due paesi, anzi tre paesi. L'Israele, il Pakistan e l'Arabia Saudita. Tutte e tre per un motivo politico diverso, o almeno in apparenza. Io invece dico che il motivo è lo stesso. Tutte e tre sono possessori di armi nucleari, tutte e tre non partecipano all'agenzia di Vienna dell'ONU sulla non proliferazione, nessuno delle tre ha firmato. Noi abbiamo scoperto qualche giorno fa solamente che il Pakistan sapevamo che aveva qualche bomba nucleare, ma il numero preciso non lo sappiamo. Per un'arrabbiatura degli americani abbiamo saputo che Israele ha 250 testate nucleari e dell'Arabia Saudita ce l'ha o non ce l'ha, non sappiamo dove stanno. Ora, è strano che tre paesi che non hanno firmato l'accordo di non proliferazione nucleare siano poi i paesi che si arrabbiano sull'accordo che stiamo facendo come Unione Europea insieme agli altri alleati con l'Iran. Certo, il problema vero è che mettere l'Iran in condizione di essere il paese più forte per numero, per economia, per stabilità di paese in questo momento, perché pure l'Oman è stabile, però non è alla stessa forza dell'Iran, e per alleanza fondamentalmente, che è un'alleanza fatta in precedenza con la Russia, beh, questa cosa non è che va giù agli altri paesi. E quindi se noi non mettiamo ordine, anche dal punto di vista delle regole in quell'area, avremo dei grossi problemi. Io vado verso la fine. Perché giustamente se poi vi racconto tutto voi non lo comprate, ma l'altra cosa di questo libro che è uno dei pochi libri scritto sì da due che iniziano con la Jack e Jordan, ma parlano bene dei servizi italiani per la prima volta, raccontano dell'Italia come dire un paese che è capace di affrontare le sfide, che ha un buon livello di sicurezza, viva Dio, finalmente qualcuno lo dice, noi siamo un paese che ci frustiamo da soli. Beh, un libro che finalmente sarà forse non politicamente corretto, ma lo dice. E lo dice anche perché in questo momento, qui veramente finisco, lo dice perché noi stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, che è quello di un Expo che sta partendo, l'esposizione della Sacra Sindone a Torino, il Giubileo che sta iniziando a dicembre inizia, noi saremo per 2 anni il centro del mondo della visibilità e siamo anche il centro del mondo per come affronteremo la sicurezza in questo paese. Quindi è giusto, porre le basi per iniziare a dire che i nostri servizi, i nostri apparati di sicurezza, i nostri apparati di polizia stanno facendo un grande lavoro anche insieme agli altri paesi per poter,
garantire la sicurezza ai 50 milioni più o meno di persone che verranno in Italia in questo anno e mezzo e ai 50 milioni di persone che in Italia ci abitano, perché non è che solamente quelli esterni, pure per quelli che ci abitano. E quindi questo fatto mi ha dato lo spunto, lo dico solamente per questo, per poter dire che noi, sia nella partita medio orientale che nella partita italiana di sicurezza, ci siamo. E il grande problema per noi è la Libia. E ieri io, scendendo, dicevo una cosa col presidente Casini. L'endorsement che ha fatto Kerry alla proposta della Mogherini, alla proposta europea della Mogherini per la Libia, della pacificazione fra tutte le tribù e i due governi, quello legittimo e quello non legittimo, deve essere la nostra principale, unica, grande forza di diplomazia, perché noi siamo, nella storia siamo stati, il presidente Casini dopo lo potrà dire con più attenzione, perché proprio la persona che ha seguito il mondo estero in maniera particolare, beh, noi siamo la grande diplomazia, siamo stati sempre la grande diplomazia italiana e quella è la migliore forza fra quelle europee. Dobbiamo dimostrarlo in questo momento, solo così possiamo andare avanti. E grazie anche al fatto che i servizi che noi bistrattiamo spesso, loro distrattano sempre. Poi Marco sarà, il sottosegretario Minniti sarà più attento in questa cosa, fanno un grande lavoro. Quando noi non li sentiamo, quando non sentiamo parlare di loro, vuol dire che l'Italia sta andando bene anche grazie al loro silenzio. E così chiudo, comprate il libro perché è importante. Grazie senatore. Continuiamo a questo punto, passiamo la parola al senatore Casini. Grazie. Mi hai rubato l'incipit, perché volevo ricordare un episodio vero, non finto, per qualcuno di quelli come me che vengono dal passato. Donald Cattin, voglio che ascolti Minniti, che gli piacerà sicuramente Minniti. Donald Cattin presentò un giorno, in vista di un congresso nazionale della Democrazia Cristiana, un suo libro, e chiamò tre esponenti delle altre correnti dell'interno del partito a presentarlo. Allora il primo arrivò e disse: guardate, io vi chiedo scusa, però purtroppo i fatti congressuali non mi hanno avuto dato il tempo di leggerlo. Il secondo prese la parola e disse: ma visto che il primo è stato così sincero e spontaneo, devo dire che anch'io non l'ho letto, però so. Il terzo disse: oggi è la giornata della verità, i due facevano, e vi devo dire, neanch'io ho letto il libro. Arrivò l'autore, la parola all'autore, e Donald Cattin disse: beh, è la giornata veramente della verità, vi devo dire, voi non avete letto il libro, ma nemmeno io, anzi vorrei ringraziare chi l'ha scritto al posto mio. Allora, effettivamente, quando si presenta libri, in molti casi non si leggono. E Jordan, io ti devo dire il vero, a volte anch'io cado in questo trabocchetto, ho incominciato a leggere il tuo libro e ho detto: va, vediamo, così me l'ha dato Pinè. E invece, avendolo letto così una sera, mi sono appassionato e l'ho letto tutto d'un fiato. Questo è un libro da leggere, questo è un libro da leggere, perché questo è un libro che dà una sistematicità di visione in ordine ad aree fondamentali nella lotta al terrorismo e per la geopolitica in questo momento nella nostra area mediterranea. Questo è un libro, sinceramente, che io consiglio ad esempio a giovani, ma anche a uomini politici, che vogliono partire un pochino più da distante. Questo libro, ad esempio, per quanto riguarda l'Egitto, incomincia a descrivere la vicenda umana e politica di Nasser, poi quella di Sadat, poi quella di Mubarak, poi quella di Morsi e dei fratelli musulmani. In tutto questo c'è il tema che viene agitato
dello scontro nel mondo islamico tra sunniti e sciiti, ma anche all'interno di queste componenti, e c'è soprattutto il passaggio che il movimento dei fratelli musulmani hanno fatto in Egitto nel corso di tutti questi cambi di regime, che sono comunque durati in modo cospicuo diversi anni ciascuno. Ma questo vale per l'Egitto, vale per la Siria, dove si passa dal padre di Assad alle vicende politiche che hanno trovato il mondo occidentale in una palese e visibile contraddizione. In questo libro, ad esempio, c'è il riferimento specifico di quello che Obama ha detto della Siria, che oggi è diventata di fatto un nostro alleato nella guerra contro il Daesh. Si parla in modo molto approfondito, secondo me, della questione centrale che è la Turchia, su cui l'Europa, stiamo attenti, ha delle grandissime responsabilità. E l'Europa, non l'Italia, perché l'Italia, con tutti i suoi governi di destra e di sinistra, ha sempre tenuto le porte aperte per la Turchia, mentre l'altalenarsi di grandi paesi, soprattutto la Francia e la Germania, nei confronti della Turchia, ha spinto quel paese da una volontà comune di adesione all'Europa, che implicava anche i passaggi in politica interna molto importanti, non solo in termini legislativi. Oggi quel paese, dal sostegno a Morsi all'attualità di oggi, gioca la carta della leadership all'interno del mondo islamico. Apro parentesi, secondo me gli andrà male anche, perché il mondo islamico di fatto è polarizzato dall'area sunnita tra Egitto e Arabia Saudita e l'area sciita sull'Iran, per cui vedo problematico. Ma certo, la Turchia di quella parte del mondo è la potenza più forte. Bene, non è un caso, sono stato in Armenia in questi giorni, che siano tornati indietro rispetto al riconoscimento del genocidio armeno i turchi. Quando c'era la spinta dell'Europa, Erdogan era spinto a risolvere questa questione. Oggi che si vedono la porta chiusa dall'Europa, rifluisce l'europeismo della sua classe dirigente in un islamismo che trova adepti, e tornano indietro rispetto anche alle accettazioni di verità storiche che avevano fatto nei mesi scorsi. Dunque si parla. C'è tutto chiarissimo il discorso dell'Arabia Saudita e anche le nuove inedite alleanze che si stanno profilando. Adesso Esposito lo diceva con chiarezza, Israele e Arabia Saudita sono le componenti che con maggiore forza spingono contro una conclusione positiva del nucleare a Ginevra, perché si sentono minacciati in prima persona, l'Israele per ovvie ragioni, ma è inedito forse pensare a una alleanza di questo tipo, ma è un'alleanza di fatto che si crea in terreno, come c'è stata un'alleanza esplicita e chiara tra il Sisi e gli israeliani per quanto riguarda tutta la vicenda di Hamas e di Gaza. Dunque anche i vecchi dogmi della geopolitica sono superati dai fatti, da una realtà che è in evoluzione. All'interno di tutta questa realtà, che, come dico, è ben spiegata in questo libro, poi nascono i problemi che rimangono sul tappeto, che sono poi la conclusione del libro: che cosa possiamo fare, non abbassare la guardia, resistere. Io dico una cosa, poi ci sarà Minniti che probabilmente ne sa anche più di me su queste cose. Io penso un fatto però, che l'Europa non c'ha una politica vera su quest'area del mondo, l'Europa e l'Occidente, ma gli americani, anche per questioni geopolitiche connesse al loro nuovo look di paesi esportatori di energia, saranno sempre più interessati a che siamo noi a gestire questa parte del mondo, e noi siamo palesemente incapaci di avere una strategia. Non ce l'abbiamo per la Turchia, non ce l'abbiamo per l'area mediterranea, che al di là di tutto quello che si dice non è una non c'è una consapevolezza
Adesso noi ieri in Commissione Esteri abbiamo incominciato a ragionare sul tema della politica di vicinato, perché la Mogherini, la Commissione Europea, ci ha chiesto le nostre opinioni sulla politica di vicinato. Parliamoci chiaro, le nostre opinioni sono semplici. Non si può pensare che la politica di vicinato si arresti all'Ucraina e ai paesi del nord Europa. Bisogna che l'Europa si ponga il problema del Mediterraneo come problema centrale, e non solo perché ci sono gli immigrati, non solo perché ci sono oggi i rifugiati e gli immigrati, diciamo, clandestini per necessità sociali. No, non solo per questo, perché il Mediterraneo è un bacino di traffico enorme e perché i temi dei mari stanno diventando fondamentali ovunque. Se voi pensate a quello che in termini di geopolitica sta avvenendo nel mare indocinese, è una bomba atomica. Cinesi costruiscono dal mattino alla sera, le fanno sorgere in 20 giorni delle isole artificiali, e gli americani, che noi a volte un pochino sottovalutiamo come visione geopolitica, si sono reinseriti alla grande in quest'area, perché dal Vietnam alla Birmania, alle Filippine, alla Malesia, tutti, naturalmente, Giappone e americani in concerto, Giappone come braccio economico e americani come braccio, diciamo, politico, sono e svolgono una funzione protettiva rispetto a questi paesi e all'egemonia cinese. Dunque è nel mare che si gioca la partita, è nel Mar Mediterraneo che se la gioca l'Europa, e questo libro ci aiuta a cercare di sbagliare il meno possibile, e ci aiuta anche, Jordan, di questo ti ringrazio, a orientarci nel complesso mosaico. Ad esempio, parla in modo chiaro, esplicito, del tema dell'evoluzione dei rapporti tra il Daesh e Al-Qaeda, e anche si affacciano nuovi gruppi significativi. Il Khorasan, ad esempio, è un gruppo che ha delle nuove modalità e rappresenta nuove insidie, cioè gruppi che oggi mi sembra un po' il ruolo anche che mette in evidenza questo libro, è che la stessa Al-Qaeda è in una condizione di grande difficoltà e sofferenza rispetto al Daesh, che svolge un ruolo egemone, e molte delle iniziative che prende sono finalizzate proprio all'egemonia nell'ambito dello jihadismo. Comunque, mi sembra che sia giusto leggerlo, questo libro. Serve ad arricchire la nostra cultura personale su un fatto geopolitico importante che riguarda la sfida terroristica al Mediterraneo e in genere un po' la fascia del mondo che ci apprestiamo a vivere e che viviamo anche noi come italiani. Grazie. Grazie, grazie senatore per il suo prezioso contributo. Onorevole Minniti, la parola a lei. No, grazie. Diciamo, sono terzo fra cotanto senno, diciamo, dopo il Presidente Esposito e il Presidente Casini, quindi mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni. Non posso rifare la gag sulla lettura del libro, perché quella, diciamo, è ampiamente consumata, diciamo, da due straordinari maestri in questo campo. Naturalmente viene una domanda: perché sono stato invitato alla presentazione di questo libro? Insomma, io prevalentemente, come è noto, mi occupo della sicurezza interna del nostro paese, insomma, sono pomposamente definito autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, è un termine pomposo, diciamo, che però evoca molto quello che è la mia mission, quello che io devo fare, cioè garantire, lavorare perché si garantisca la sicurezza dell'Italia. E quindi sembra un po' una contraddizione in termini, insomma, chiamate Minniti per parlare di un libro che invece è una straordinaria affresco di politica estera. Il Presidente Casini si giustifica, il Presidente Esposito si giustifica, io sembrerei quasi, diciamo, giusto a posto in questa discussione. Invece c'è una ragione, diciamo, che la ragione è semplicissima, ma cerco di spiegarla in pochi secondi. E cioè che una parte consistente, la gran parte della sicurezza interna del nostro paese,
ma io aggiungo di ogni singolo paese, si gioca oggi fuori dai confini nazionali. E per cui può sembrare, diciamo, strano, ma nel momento in cui chi si occupa di sicurezza interna discute di politica estera, non solo non invade il campo, ma deve occuparsi di tutto ciò. Perché è evidente che noi abbiamo un quadro della minaccia che è profondamente mutato negli anni e che in questo libro, che insomma, io considero anch'io come un punto di riferimento molto importante nella lettura, qui c'è Jordan Foresi che ha scritto il libro magnificamente, non c'è Jack Caravelli, ci avrebbe fatto piacere che se fosse stato qui per poter discutere, insomma, una lista della CIA non è così facile poterlo incontrare, non è facile, diciamo, poterci discutere, insomma. E quindi a questo punto insomma, facciamo come se fosse qui, insomma, diamo la delega a Jordan Foresi di rappresentarlo. E perché è molto importante tutto ciò? Perché noi ci troviamo di fronte a uno di quei tornanti della storia assai singolari, in cui a un certo punto la storia sembra presentare un gigantesco conto. Cioè, tante cose che per anni sono andate a finire sotto il tappeto della storia a un certo punto riemergono e bisogna affrontarle, non dico contemporaneamente, ma avendo una razza. E noi oggi siamo nel 2015, siamo esattamente 99 anni dopo il famoso accordo Sykes-Picot, che ridisegnò durante la Seconda Guerra Mondiale i confini della parte del mondo di cui stiamo parlando in questo libro, e li ha ridisegnati, diciamo, con una gigantesca opera di divisione dei poteri. Come voi vedete, basta guardare la carta geografica e si vedono che i confini di quella parte del mondo sono tracciati con righello. Quando vedete confini tracciati con righello, incominciate a diffidare. E perché è del tutto evidente che quando, diciamo, si vedono confini travagliati, come per esempio quello dell'Italia nel rapporto con gli altri paesi europei, sono confini travagliati, perché sono confini che sono il frutto di una storia, storia di pace, storia di guerre, storia di conquiste, storia di liberazioni, e lì sono tutti quanti confini tracciati con il righello. E quando uno traccia un confine con un righello, c'è chi rimane da una parte e chi rimane dall'altra della linea tracciata con righello, e questo provoca naturalmente tensioni che per un certo periodo puoi considerare di sopire, poi a un certo punto riesplodono tutte quante contemporaneamente. E non c'è dubbio che nelle cose di cui stiamo discutendo oggi, dello scenario che Foresi e Caravelli evocano, c'è molto di 99 anni fa. E quando voi andate in quelle parti del mondo, se voi andate in Arabia Saudita o in Israele, se voi andate in Egitto o andate negli Emirati, la cosa che vi ricordano sono i confini del 1916. Io l'ho imparato più da loro che da quanto potesse essere dai nostri studi. Ci sono anche nodi al pettine più recenti. Uno è più clamoroso, ne parlava il Presidente Esposito, e l'esito delle primavere arabe. Qui c'è una gigantesca contraddizione. Noi a un certo punto, chiamiamolo così, insomma, le grandi democrazie del pianeta, io uso con difficoltà il termine Occidente, ma insomma poi ci comprenderemo perché uso con difficoltà il termine Occidente, ma le grandi democrazie del pianeta a un certo punto hanno pensato che fosse giusto addirittura trasferire le democrazie, esportarle, anche a costo di dover fare una guerra. La storia degli anni 90 è segnata da queste cose. Poi a un certo punto succede un fatto singolare, e cioè che popolazioni si mettono in campo, cercano di incamminarsi sulla strada della democrazia, e quelle grandi democrazie che volevano esportare la democrazia anche a costo, diciamo, tra virgolette, di un intervento militare, lasciano quei popoli da soli. Questa gigantesca contraddizione. Le vicende di cui noi parliamo, ISIS, Daesh, poi io lo chiamerò in un altro modo perché secondo me è cosa più semplice chiamarlo come si vogliono far chiamare loro, cioè IS, Islamic State. E poi dirò qual è il cambiamento di tutte queste sigle, non sono soltanto che cadono lettere di acronimi. E tuttavia il problema è che dietro questa vicenda c'è quello
E non c'è dubbio, c'è la storia di 99 anni fa, c'è il fatto che a un certo punto c'è stato lo scacco di quelle primavere. Uno scacco drammatico. E non è un caso che uno dei paesi più colpiti è la Tunisia con l'attacco al bardo, perché è uno di quei paesi in cui lo scacco delle primavere non è stato così, diciamo, tra virgolette, drammatico. Perché lì si è costruito in qualche modo un punto di democrazia, un punto di convivenza che poteva rappresentare un punto di riferimento, li si colpisce al cuore. In questo ambito avviene una cosa che è un po' è un blitzkrieg della storia, è una guerra lampo della storia. E a un certo punto esplode, diciamo, e conquista lo scenario mondiale un'organizzazione terroristica, ISIS, Daesh, come volete chiamarla, che nel giro di pochissimo tempo diventa da uno degli attori comprimari dello schieramento anti-Assad in Siria, attore significativo ma comprimario insieme con altri, con una parte laico-moderata anche lì di contrasto ad Assad non irrilevante, in poco più di un anno, poco più di un anno, ISIS diventa da uno dei componenti, diventa l'attore principale e mette in campo un blitzkrieg straordinario, perché è capace di tenere insieme due cose che solitamente un'organizzazione terroristica a tout court non riesce a tenere insieme. Per farla brevissima, cito soltanto di nome, l'iniziativa, tra virgolette, tipicamente simmetrica, cioè fare campagne militari, avere una forza militare classica. Forza militare classica che appunto occupa un pezzo significativo della Siria e un pezzo significativo dell'Iraq. E la capacità anche di avere un'attività asimmetrica, cioè di poter gestire azioni di carattere terroristico. È la prima volta che questo si tiene insieme, è la prima volta nella storia che si presenta così. Da qui il fatto che AIS sconvolge anche il panorama e le galassie delle organizzazioni terroristiche precedenti. AIS non fa patti con le altre organizzazioni, li risucchia, li risucchia. Perché proprio dell'organizzazione terroristica, diciamo, qual è la forza, diciamo, dell'organizzazione? È la capacità di produrre proselitismo. E la capacità di produrre proselitismo è direttamente, diciamo, proporzionale alla capacità di iniziativa, di azione. Nel momento in cui tu c'è un'organizzazione che tiene insieme iniziativa militare classica e iniziativa terroristica, è chiaro che c'è una potenza di comunicazione straordinaria e poi c'è la capacità di utilizzare il web che è senza precedenti. Li mette in una condizione difficilissima. In poco tempo si rovesciano le gerarchie. Al-Qaeda, che era considerato un riferimento importante, in molti casi è costretta a trattare. In molti casi è costretta a confluire. Perché c'è una leadership. E qui viene il cambiamento, che cercherò di spiegare in pochissime parole, diciamo, perché poi voglio andare ad un'altra questione. A un certo punto c'è un cambiamento, ISIS non si chiama più ISIS, Jordan Foresi dice, ci spiega Daesh, tutte queste cose qua, a un certo punto non si chiama, dice a un certo punto non siamo più ISIS, ISIS vuol dire Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Stato Islamico dell'Iraq e del Levante è la famosa mezzaluna fertile, la mezzaluna fertile che è stata l'origine del mondo. Cioè la mezzaluna fertile è il cuore del mondo quando il mondo è nato. Però loro dicono a un certo punto quella idea di essere lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante ci sta stretta. Lo Stato Islamico di per sé non ha confini. Per cui non si chiama più Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, è Stato Islamico, punto. Guardate qui, c'è icasticamente la differenza tra un mondo che ha consegnato quella parte del mondo con i confini divisi con righello. È un'organizzazione di cui ho parlato prima, con le caratteristiche prime, che dice non solo non vanno bene quei confini con righello, ma noi pensiamo a un mondo senza confini. E qui appunto è il califfato. Il mondo diventa un gigantesco califfato.
Perché dico questa cosa? Perché dietro il nome c'è un programma. Dietro il nome c'è un punto cruciale, che è l'irriducibilità della sfida di AIS. Cioè la sfida di AIS, purtroppo, non può essere diplomatizzata. È una sfida irriducibile. O si sconfiggono, ed è questa la mia idea, ed è per questo che è importante che ci sia una larga coalizione che tenga insieme tanti paesi, le grandi democrazie del mondo e anche paesi importanti del mondo arabo. O si sconfiggono o la partita non è diplomatizzata. È chiaro il senso. È una cosa gigantesca, senza precedenti. E se noi pensiamo che questa vicenda possa essere rinchiusa in un tempo storico limitatissimo, facciamo un errore. È una vicenda che accompagnerà per un certo periodo di tempo il mondo. E allora il punto qual è? Noi abbiamo bisogno di avere una risposta naturalmente militare ad AIS, è importante, la larga coalizione, il fatto che ci sia un impegno in Siria e in Iraq. Abbiamo bisogno di un'azione di prevenzione contro il terrorismo. Noi ci occupiamo di questo. Un'azione di prevenzione che serva a, diciamo, tra virgolette, a cercare di prevedere quello che a volte appare come imprevedibile. Però, e vi voglio soffermare soltanto su questo aspetto, accettando fino in fondo la sfida del Presidente Casini, che mi è parsa molto convincente da questo punto di vista. Però il punto di fondo, appunto perché la sfida di AIS è irriducibile, noi dobbiamo comprendere che quella sfida irriducibile ha bisogno di una risposta sistemica, non è soltanto una risposta di sicurezza. Lo dice uno che si occupa di sicurezza, quindi nel senso che non è soltanto una risposta di sicurezza. Appunto perché vengono al pettine 100 anni di nodi spezzi sotto il tappeto, c'è bisogno di quello che Henry Kissinger chiamava un nuovo ordine mondiale. E questo è tutto. Cioè ridisegnare il pianeta. Ridisegnare il pianeta partendo dal fatto che è fondamentale è che il centro è il Mediterraneo. E a me la cosa che ha molto colpito, diciamo, è che questa lucidità di pensiero a un certo punto l'hanno espressa due grandi vecchi della politica internazionale del mondo. Henry Kissinger, con un libro che in questo, adesso non facciamo propaganda agli altri libri che possono essere concorrenti, ma diciamo, un libro importante, diciamo, anche come quello di Jordan. E poi l'ha fatto un altro, Brzezinski. E Henry Kissinger, un repubblicano, Brzezinski, un democratico, tutti e due americani. Uno di 91 anni, un altro di 89, questo è un punto che, diciamo, nel senso che... Sì. E quindi da questo punto di vista, cioè, ci richiamano a questo. E allora, in questo ambito, e vado rapidamente alla conclusione e finisco. Noi abbiamo tre grandi questioni. In questo ambito di ridisegno, abbiamo il primo ruolo, il primo problema è il ruolo dell'Europa. Su questa ragione, in maniera totale, il Presidente Casini. Qui noi dobbiamo scontare un punto che è fondamentale, che è consustanziale a un dato, tra virgolette, che è stata la spinta più importante che l'Europa ha avuto negli ultimi 25 anni. Cioè negli ultimi 25 anni la spinta fondamentale dell'Europa dopo il crollo del muro di Berlino è stato quello dell'allargamento ad est. E cioè era un ragionamento anche non banale. L'Europa, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la seconda guerra mondiale, dopo la guerra fredda, decide che il punto fondamentale è quello di spostare i confini sempre più ad est, perché quello viene considerato un elemento fondamentale di sicurezza e di garanzia. Fare diventare europei i nostri ex nemici. Questa è la parola d'ordine. Operazione ampiamente riuscita. La Polonia, le grandi repubbliche baltiche, tutto perfettamente riuscito, la Romania, discorso aperto in questo momento con i Balcani, ma tutto quanto perfettamente riuscito. Il problema però è che oggi l'Europa, ma non oggi, già anni fa era insufficiente questa idea dell'Europa. Se l'Europa rimane soltanto ancorata al fatto che c'è una crisi al nord dell'Europa, e quindi l'Ucraina, e non capisce la crisi che c'è al sud dell'Europa, e quindi il Mediterraneo e la Libia, è un'Europa che non svolge il suo ruolo.
Questo è il cuore della questione. E quindi ci sono qui due grandi questioni e finisco. La prima è la Libia. Sul resto consentitemi di dire che il libro che scrivono Foresi e Caravelli è molto chiaro, molto netto, l'Egitto, la Giordania, il rischio di un gigantesco effetto domino di cui parlava il presidente Esposito. E guardate, quando io sono andato in Egitto dopo la vicenda della decapitazione del gruppo di cristiani copti, diciamo, ricordate in Libia, sono stati decapitati un gruppo di cristiani copti egiziani. Sono andato là e ho incontrato degli esponenti del governo egiziano. Quando ho detto vi porgo le condoglianze per la morte dei cristiani copti, l'esponente del governo mi ha fermato subito e mi ha detto non dica cristiani copti, dica egiziani. Perché lì c'è un punto cruciale. Il punto cruciale è che l'Egitto, come questi altri paesi, sono un meccanismo molto complesso di incontro di razze e di religioni. E far comprendere che in un paese complesso come l'Egitto i musulmani e i cristiani copti sono tutti e due egiziani era un punto cruciale per la risposta. E quello che mi ha detto aveva qui il segno di un musulmano ortodosso, e cioè di quelli che, come voi sapete, quando pregano, diciamo, urtano la testa contro il pavimento, perché quello è il segno di massima partecipazione religiosa. Ed era un segno importante, ed era un modo per rispondere a quella sfida, perché naturalmente se alla sfida di quel tipo tu rispondi, io tutelo i musulmani e non tutelo i cristiani, hai messo in campo un meccanismo di sconvolgimento interno, e l'idea è quella di un effetto domino. Egitto, Tunisia, Giordania, e poi boom, far crollare uno appresso all'altro. Ed in questo ambito, e finisco, c'è il tema della Libia. È un tema cruciale per noi. È un tema cruciale per una ragione semplicissima, cerco di spiegarla così. La Libia è lo specchio dell'Italia e dell'Europa. E se le cose vanno bene in Libia, vanno bene in Europa e in Italia. Se le cose non vanno bene in Libia, non sono buone notizie, né per l'Europa né per l'Italia. Ma come voi vedete, io tengo insieme Italia ed Europa sempre. C'è un errore pensare che la vicenda libica sia soltanto un problema dell'Italia. Ma non perché noi siamo italiani, è proprio un errore strategico di percezione. Lì si gioca una partita fondamentale che riguarda il continente africano. Lì si gioca una partita cruciale per tre grandi questioni. Primo problema è il tema della sicurezza. IS ha incominciato a entrare anche in Libia, come è noto. Sono note le vicende, e prima i cristiani copti, poi la decapitazione dei migranti etiopi, poi il ritrovamento dei corpi dei giornalisti, anch'essi decapitati, non sappiamo chi l'ha fatto, ma insomma sono segnali inquietanti e drammatici. C'è un tema di sicurezza, c'è un evidente tema demografico. Demografico, che non è soltanto il flusso migratorio che arriva, ma è il problema demografico che riguarda il rapporto tra l'Africa e tutto il resto del mondo. C'è un problema energetico. Sono tre questioni che interrogano direttamente l'Europa. E allora, e finisco su questo, con una battuta finale poi sulle vicende che ha posto il Presidente Esposito, sulle sfide che abbiamo di fronte in questi 19 mesi del nostro Paese. Allora, il problema è questo, noi abbiamo in campo una sfida delle Nazioni Unite, c'è un mediatore, c'è Bernardino Leone che sta chiamando le parti in causa. E allora lì mi si consenta di dire due cose. La prima è questa. Nella discussione tra le parti in causa in Libia c'è un punto di precondizione, e cioè che, a mio avviso, ho visto con piacere che anche Bernardino Leon l'ha detto con una certa forza anche lei, c'è una precondizione, e cioè che le parti in causa che vogliono costruire una nuova Libia non possono non avere come primo punto del loro programma la lotta contro gli schiavisti del XXI secolo, contro i trafficanti di morte.
Quello non è uno dei tanti punti di un equilibrio, è un punto fondamentale di credibilità di un progetto. La seconda questione è che è importante che quel progresso, quel progetto di conciliazione nazionale vada avanti. E tuttavia deve essere evidente che la finestra negoziale che si è aperta e che vede impegnata tutta la comunità internazionale con grande passione, e l'Italia sostiene questa cosa, la finestra negoziale non può considerare il tempo una variabile indipendente. Il tempo è un elemento fondamentale della stessa finestra negoziale. Infine, un'ultimissima considerazione. Esposito parlava giustamente di 19 mesi molto impegnativi per l'Italia. Ritorno al punto di partenza e concludo. 19 mesi molto impegnativi. E domani comincia l'Expo. Poi abbiamo l'ostensione della Sacra Sindone. Poi abbiamo il Giubileo. Non voglio aggiungere le cose che ha detto Esposito sul terreno della preparazione. Mi serve però affrontare il tema dal punto di vista dei principi. Noi siamo un grande paese, noi siamo una grande democrazia, e un grande paese, una grande democrazia affronta questi passaggi come una straordinaria opportunità. L'Italia sarà per 19 mesi al centro del mondo. E prima per le ragioni, diciamo, tra virgolette, delle scope, per ragioni di carattere religioso, ma al centro del mondo. Dobbiamo dimostrare che una grande democrazia è capace di conciliare entrambe le cose, non rinunciare a nulla di quelle che sono le nostre opportunità, non rinunciare a nulla di quelle che sono le nostre, tra virgolette, abitudini di vita, e contemporaneamente tenere aperta la partita della sfida per la sicurezza, ragionevolmente convinti che la possiamo vincere. Cioè, per essere più chiari, vorrei trasmettere un messaggio. Una delle, diciamo come dire, delle partite più importanti che IS, ma qualunque organizzazione terroristica, si gioca nel mondo, è quello di trasmettere la psicosi della paura. Cioè trasmettere il senso che la paura può terremotare le società delle grandi democrazie. E appunto, la risposta è appunto questa. Nel momento in cui noi abbiamo questa sfida straordinaria, l'Italia è il centro del mondo, l'Italia deve essere capace di trasmettere attività di contrasto e di prevenzione contro la sindrome della paura. Per una ragione semplicissima, che ho finito e mi scuso per averla fatta molto lunga, perché la mia opinione è che i terroristi considerano le opinioni pubbliche delle grandi democrazie un punto di debolezza, perché appunto le opinioni pubbliche loro pensano di poterle, tra virgolette, manipolare, di poterle, tra virgolette, infiacchire. La mia opinione è esattamente opposta. Io penso che noi dobbiamo sconfiggere il terrorismo con la forza dell'opinione pubblica. Dobbiamo sconfiggere il terrorismo con la forza di una democrazia. Grazie, onorevole Minniti. Jordan. Sentire il mio nome accostato prima al dottor Kissinger e poi al dottor Brzezinski, che se non sbaglio era il senior advisor del presidente Jimmy Carter, consigliere della sicurezza nazionale Jimmy Carter, diciamo che è importante fare il suo effetto. No, io volevo innanzitutto ringraziare il presidente Casini, il presidente Esposito e il ministro Minniti per la loro presenza e anche per la qualità dei loro interventi, anche per le belle parole su questo libro. Prima di iniziare rapidamente volevo anche portare il saluto di Jack Caravelli, che è il coautore del Califfato Nero, che, come si dice in questi casi, per un impegno precedente non può essere qui con noi oggi a Chicago per un convegno. Sicuramente un ex analista della CIA, un ex analista della Casa Bianca poteva portare alla discussione di oggi tante notizie interessanti anche da 007, come ha detto il presidente Esposito. Vi dovete accontentare di me, anche perché Jack Caravelli con,
con l'italiano non combatte. Poi posso anche citare Gordon Gekko, la figura del film Wall Street, che presentando il suo libro diceva: beh, volete qualche cosa in più? Vi lascio con tre parole: comprate il libro. Quindi diciamo che questo è... No, adesso, comunque ci tenevo a portare il saluto di Jack Caravelli. Beh, il libro come nasce? Nasce proprio da un incontro tra me e Jack Caravelli l'anno scorso in un convegno internazionale di geopolitica, di Medio Oriente, e ovviamente parlavamo della nascita del Califfato Nero, di al-Baghdadi, in una situazione anche complessa di discussione. Proprio qui io ho capito anche la differenza di approccio netta. Da una parte il sottoscritto, il giornalista che tende a guardare gli aspetti singoli di una notizia, cerca anche di contestualizzarli, e dall'altra l'approccio tecnico di un analista, per di più della Central Intelligence Agency, che ha difficoltà reali nel parlare, nel confrontarsi con i giornalisti, con la stampa, ovviamente per i discorsi che può portare, che con le sue esperienze personali ha la capacità di connettere tutte le informazioni e di sistemare un quadro molto completo. Insomma, due figure complementari che avevano a disposizione tantissime informazioni sull'ISIS, tantissime informazioni sul Medio Oriente. E ho intervistato Jack Caravelli per il mio canale SkyDG24 e poi l'idea di questo libro. Ecco, noi potevamo chiamare questo libro semplicemente il grande Medio Oriente, il grande gioco del Medio Oriente. Volevamo fare un libro guida, un manuale, era la nostra idea, una sorta di bussola per quelli che non hanno interesse o comunque si affacciano sul grande tema del Medio Oriente, ma spero anche comunque utile per gli addetti ai lavori, di interesse agli addetti ai lavori. Ma a questo punto dovevamo anche legarlo ovviamente al Califfato Nero, dovevamo fare questo legame tra quello che sta succedendo in questo momento, gli eventi importantissimi all'interno del grande scacchiere medio orientale, con il Califfato Nero, l'ISIS, l'ISIL, Daesh. E questo è stato fatto perché il punto centrale è proprio la tesi del libro stesso, e cioè guai a sottovalutare questo fenomeno non inquadrandolo nel grande scacchiere della Medio Oriente e soprattutto nello scacchiere della jihad internazionale. Prima il presidente Casini parlava del gruppo Khorasan, abbiamo parlato anche di Al-Qaeda, ma guai a parlare soltanto di ISIS in questa situazione. Perché? Perché al di là dell'ideologia dell'ISIS, di quella che sembrava l'inarrestabile ascesa del Califfato Nero, ci sono anche tanti punti di interesse che spesso e volentieri non vengono toccati in una discussione o magari anche da noi giornalisti o in altre circostanze, come l'illusione delle primavere arabe, come gli sbagli degli Stati Uniti dal 2003 quando sono entrati in Iraq, o comunque anche dello sbaglio semplicemente nel confronto tra l'Occidente e l'Islam moderato. Ecco, innanzitutto volevo specificare questo punto che è un po' il cuore del libro, e volevo anche specificare che questo libro è stato innanzitutto scritto in inglese, almeno la prima versione, la prima stesura, e poi tradotto per cercare anche di dare la possibilità ai pensieri di Jack di essere, diciamo, amalgamati con i miei e viceversa. Dicevo, la speranza è quella di aver completato un mosaico molto difficile e molto complesso, un mosaico fatto di tantissimi tasselli, un mosaico che è in costante evoluzione. Qui mi riprendo anche alle parole del presidente Esposito, dove siamo partiti ovviamente dalla nascita dell'ISIS, dalle difficoltà anche dell'Occidente di capire che cos'è l'ISIS, all'Iraq, allo scontro fratricida tra i sunniti e i sciiti, alla Siria di Assad, ma anche, credo, anticipando altri dossier importantissimi. Per esempio, noi nel libro abbiamo un intero capitolo sull'Iran. Ecco, l'Iran, anche con il confronto con il mio editore, l'Iran era un punto, diciamo così, abbastanza cruciale, perché ovviamente stavamo parlando di questioni legate al Califfato Nero. Però abbiamo anticipato quello che poi è venuto fuori, cioè il tavolo di Losanna, cioè questa bozza di accordo, perché di accordo reale ancora non si può parlare, ovviamente gli americani parlano di un framework, ma con l'Iran sottoposto a sanzioni dal 2002, volevamo soprattutto mettere in evidenza questo punto, che era un punto essenziale, ma anche perché gli Stati Uniti oggi vedono, e questo è stato messo anche in risalto da molti analisti e molti esperti,
la sfida del nucleare iraniano anche maggiore alla sfida di quella contro l'ISIS stesso o contro Al-Qaeda. Quindi questo è un punto che abbiamo anticipato, come abbiamo anticipato anche molti discorsi legati, libro alla mano, all'Egitto. Anche lì abbiamo dedicato un capitolo intero alla questione egiziana e proprio ieri c'è stata un'intervista al presidente Al-Sisi che ha detto: se cade l'Egitto per l'Europa sono guai. E questo noi, soprattutto l'analisi di Jack Caravelli, l'ha messo in evidenza parlando anche ovviamente di quello che è stato il potere e comunque il confronto all'interno dei fratelli musulmani. Discorso diverso invece è la Libia. Ora, libro alla mano può sembrare, almeno da quello che ho sentito, che abbiamo toccato la Libia in maniera marginale, ma posso dire che non è così, ma non perché sono l'autore del libro, perché noi abbiamo ovviamente sottolineato la frammentazione della Libia, del caos del dopo Gheddafi, delle milizie da una parte e dell'ISIS dall'altra. Il problema migranti, che è un problema che nel libro abbiamo cercato in qualche modo di sottolineare, non è un problema soltanto italiano. E abbiamo assistito a vari dibattiti su Frontex, su Mare Nostrum, su quello che può essere il nuovo corso di Triton, ma abbiamo anche sottolineato quello che poi è venuto fuori, e cioè che è un problema europeo, è un problema anche degli Stati Uniti, ma soprattutto che in questo momento la Libia non può affrontare l'ISIS, l'opzione militare non c'è, non è utile al paese. E anche qui le parole del numero uno dell'ONU, Ban Ki-moon, che è proprio, parlando anche con il Presidente del Consiglio Renzi e con la titolare della diplomazia italiana Mogherini, ha sottolineato che ci deve essere, della diplomazia europea Mogherini, ha sottolineato che ci deve essere una forza politica prima, una rappacificazione del paese dall'interno, e quindi questo credo che sia stato anticipato nel libro. Un'altra cosa che posso dire per quanto riguarda l'analisi e soprattutto il lavoro finale di questo testo è che si è cercato di trovare una peculiarità all'interno del Califfato Nero, e cioè che con l'aiuto di Jack Caravelli riusciamo in qualche modo ad avere un grand'angolo e a vedere anche la posizione degli Stati Uniti, perché volenti o nolenti gli Stati Uniti sono e restano determinanti in quella parte del mondo. Grazie a Jack Caravelli riusciamo in qualche modo a portare il lettore dall'altra parte dell'oceano, nell'entrare nelle stanze del potere degli Stati Uniti, non come House of Cards, attenzione perché so che va di moda adesso questo speciale, ma comunque di andare a sottolineare le enormi difficoltà che ha la presidenza Obama e soprattutto che ha il potere America, la grande America, di fronte al Medio Oriente. Critiche che arrivano non soltanto dai repubblicani, che adesso hanno la maggioranza a Capitol Hill, che comunque premono sulla Casa Bianca in ogni situazione, ma critiche che arrivano anche da autorevoli gruppi democratici, che continuano a spingere verso un cambiamento di rotta all'interno della politica americana. Tra l'altro, e il ministro Minniti lo sottolineava anche in maniera correttissima, c'è una questione di alleanze. Quello che può sembrare incredibile e soprattutto può anche spiazzare gli analisti o comunque i commentatori di politica estera è che in questo momento la presidenza degli Stati Uniti sta guardando ad un quartetto di alleanze contro l'ISIS che Arabia Saudita, Israele, Egitto e soprattutto l'Iran, cioè paesi che improvvisamente diventano essenziali per la politica di Washington, ma che tra loro hanno degli enormi problemi, basti pensare a quello che succede tra l'Arabia Saudita e l'Iran nello Yemen. Delle polemiche vere, e io credo di aver, con l'aiuto ovviamente di Jack Caravelli, sottolineato questo punto nell'ultimo capitolo del libro, e se mi permettete vado a leggere anche, diciamo così, un passaggio che secondo me è essenziale per riassumere un po' la polemica statunitense, cioè, apro le virgolette, gli Stati Uniti hanno poco da scegliere sul proprio coinvolgimento in Medio Oriente perché hanno troppi interessi per potersi permettere di ignorare la situazione. Chiuse le virgolette. Ultimo punto, volevo anche rispondere a due questioni che il Presidente Esposito ha portato su questo tavolo, cioè il primo è il discorso dell'informazione. È vero, nell'ultima pagina abbiamo parlato dell'informazione e io da giornalista devo dire che è un po' il punto cardine perché abbiamo visto, ho visto negli ultimi tempi che molti giornali, molti quotidiani, radio
danno un'informazione a volte incompleta. Allora è giusto che ci sia un'informazione reale, vera, almeno si può tentare di avere un'informazione reale, vera, per cercare di capire determinati punti. L'ultimo, invece, l'ultimo capitolo che volevo toccare era il parlare bene dei servizi italiani. Beh, io non è che ho il parlare bene. L'Italia è un grande paese, come grande paese, grande democrazia ha un ruolo strategico, fondamentale, geopolitico e geostrategico all'interno del Mediterraneo. I servizi devono essere un'arma in più di aiuto per questo tipo di situazione, non un punto in meno. Ecco. Grazie. Bene. Allora, abbiamo veramente pochissimo tempo, se ci sono delle domande in sala per l'autore, perché poi dobbiamo purtroppo chiudere. Vabbè. Grazie a tutti, grazie agli ospiti, a presto. Grazie.